la fisica che ci, anzi, che, non che mi, che ci piace, quanto è importante imparare divertendosi. Mi hai fatto tornare alla mente quando abbiamo creato il titolo del libro. Abbiamo voluto giocare proprio su questo che mi trasformato in che ci, perché ormai è chiaro, la fisica veramente piace a tutti, perché tutti attraverso quello che ho fatto in rete stanno comprendendo, dai bambini ai nonni, quanta fisica c'è intorno a noi, come la fisica può spiegare quello che succede intorno e quanta soddisfazione si prova ad imparare, cioè imparare è diventato qualcosa che appaga la mente oltre che il cuore. Questo a me fa molto molto piacere. I social, quindi una nuova società, un nuovo cervello, no, dei ragazzi, delle nuove generazioni. Quanto è importante trovare modi diversi anche per trasmettere un sapere? È fondamentale, anche perché è chiaro che le generazioni cambiano, no? Eravamo diversi noi quando eravamo giovani rispetto ai nostri padri e nonni. Sono diversi i ragazzi oggi, ma la tecnologia ha impresso un'accelerazione che forse non comprendiamo, perché l'apprendimento e quindi la velocità di apprendimento non è andata linearmente, è andata esponenzialmente, grazie o per colpa dei social. Quindi sono cambiati i livelli di concentrazione, è cambiato il modo di guardare alle cose, è cambiato il modo di ascoltare chi ti parla. Adesso serve gente più carismatica, gente che sappia raccontarla una materia, questo ce lo dicono i social, e questo mi ha attratto fin dal primo momento quando ho compreso la potenzialità dei social. Cioè io che sono vissuto con la televisione, cresciuto con la televisione, avevo capito qualche anno fa che i social l'avrebbero sostituita. Ed è successo, effettivamente sta succedendo. Quindi i ragazzi oggi non capiscono un argomento in classe, lo vanno a cercare sui social. Per loro è automatico, e questo deve essere una spia incredibile, un allarme pazzesco per noi adulti, per noi docenti. Dobbiamo comprenderla questa cosa, dobbiamo un po' adattarci. Ecco, tra i tuoi 1,5 milioni di follower saranno aumentati adesso, sono di più? Sì, sì. Sono molto di più, sì, quindi forse saremo... Eravate al comunicato stampa precedente, quindi siamo insomma, se sommiamo un po' tutti i social sui quali io sono presente, facciamo una media pesata, siamo a più di 2 milioni. Wow. Più di 2 milioni, sì, sì, insomma. Su questi 2 milioni e passa di follower, riportandoci al concetto delle materie scientifiche, no? E delle ragazze, perché spesse certo. Volte c'è questo pregiudizio, ci hanno convinto, insomma, che noi ragazze siamo meno portate per le materie scientifiche. Ecco, tu hai potuto fare una percentuale, se sono aumentate queste ragazze, l'interesse delle ragazze nei confronti anche della fisica? Allora, sicuramente l'interesse è aumentato, e questo lo posso dire dai miei insight, non dai numeri che dà il governo, piuttosto che sono corretti, per carità, perché il governo parla di 13-16% di donne che scelgono facoltà STEM. Perché succede questo? Perché sono condizionate a monte ancora, e questa è veramente una cosa triste, ma triste e anche brutta, e tra l'altro testimoniata dalla cosa contraria, che le donne sono a capo dei maggiori esperimenti scientifici. Vorrei ricordare che al CERN, il laboratorio di fisica delle particelle più grande al mondo, il direttore generale, anzi la direttrice generale, è Fabiola Giannotti, rieletta 2 volte di seguito al secondo mandato, unico caso nella storia. Quindi guardate che cosa potente. Molto spesso gli spokesperson degli esperimenti sono donne, molto spesso le donne sono a capo anche di quelle equip tecniche e non propriamente magari di calcolo. Quindi le ragazze sono solo condizionate da tutto questo, ma chi guarda la fisica, chi guarda la scienza a livello di studenti? Vi do le mie percentuali? Ok, ve le do. Sono al 60% uomini e al 40% donne, quindi 50-50, 50-50, cioè non c'è assolutamente differenza. Ecco perché il condizionare loro dicendo poche ragazze scelgono le facoltà, forse non suonerà, basta, smettiamola, non è assolutamente vero. Un nuovo racconto, grazie Vincenzo. Facciamo. Ultima cosa su Bibbiena, quindi tu calchi palcoscenici ben più importanti, sei stato in tante città, ora le ultime abbiamo visto le città dove andrai, però hai deciso anche di venire da noi, un piccolo comune di un parco nazionale, un luogo quasi sconosciuto della Toscana. Che sensazione ti fa, e soprattutto perché poi hai detto questo sì, no? Allora, io ho detto sì perché quando io devo riempire un calendario, per me non fa differenza, ma quindi la città grande piuttosto che il comune è un po' più piccolo,
ma il potere, la bellezza, l'affetto che io ricevo quando vengo in comuni che sono un po' più piccolini è completamente differente. Quindi io mando un bacio a Katia, buah, Katia, tesoro mio, a Gabriele, buah, tutti quelli che mi stanno coccolando in questi giorni, perché è importante che ogni realtà della nostra Italia possa raccontare la scienza così come la sto facendo io. Quindi, diciamo, l'unico mio limite sono i 365 giorni dell'anno. È ok, però, quindi, comuni, mi raccomando, contattateci, mettetevi in contatto. Non abbiate mai l'idea che chi fa questo mestiere, come quello della divulgazione dell'intrattenimento scientifico, vada a scegliere o vada a dare priorità alle grandi città, perché non è vero. È solo una questione di, diciamo, di, come si può dire, di tempo, insomma. No, no, ecco, quello, solo quello. Vai, faccio.